Eccoci qua Genini, io dalle mie riprese, da quanto ho visto qui a Treviglio, insomma sei stato uno dei migliori questa sera, insomma hai dato sicurezza, oltretutto l'ultima parata eravamo insomma diciamo tutto al 44esimo del secondo tempo, un cross dalla sinistra, colpo di testa di Lera, ti sei esaltato, hai messo il tuffo e palla in calcio d'angolo. Genini, la tua valutazione sulla tua prestazione qui a Treviglio? Ma penso che innanzitutto sia una gran prestazione di squadra, perché ci abbiamo messo tutti del nostro. Poi vedere comunque Ferrari con Falonieri, giocatori che hanno fatto, non hanno magari più niente da dire, perché comunque le loro cose le hanno fatte, sono giocatori fantastici, allenarsi e giocare con loro è fantastico. Ecco, vedere anche Zambelli, Bertacchi correre, lottare per tutto il campo, comunque ti viene la voglia di non far entrare quella palla per niente. Chiaramente due parole di bocca, perché oltretutto il gol avete trovato al 31esimo di testa, Gambarini su Pesenti, stacco vincente, diciamo tutto in prossimità del centrocampo, palla lunga, insiste con Falonieri, forse due giocatori della Trevigliese si ostacolano e poi da dietro arriva Corna e trova il gol. Lì vi portate in vantaggio, oltretutto Genini, anche te una valutazione sul primo tempo, perché è molto contraddittorio nella seconda frazione di gara, Genini. Ma allora, penso che comunque abbiamo fatto un gran secondo tempo, magari è venuta fuori un po' di più la Trevigliese, non avendo più niente da perdere, comunque si sono buttati all'arrembaggio, però noi abbiamo fatto la nostra partita, sia nel primo tempo che nel secondo tempo, penso che comunque è stata una grande partita, niente da dire. Nel primo tempo ovviamente rischiato un po' di più, perché era giusto così, nel secondo ci siamo difesi, abbiamo difeso il vantaggio. Avete giocato anche sulle ripartenze di Ciupa con Falonieri e al fine infatti si è visto difendere palla davvero. Ecco, la tua valutazione, perché c'erano in campo dei giocatori che insomma, vedi Pesenti, vedi con Falonieri, sono stati un po' la storia del calcio bergamasco, che è stato anche professionista, però chiaramente ecco, come hai visto una tua valutazione Pesenti, visto che faceva spesso giocava a sportellate questa sera? Allora, sicuramente un grande giocatore, sia dei movimenti che comunque il tocco palla, i grandi giocatori in queste categorie si vedono. Con Falonieri è fantastico, niente da dire, vederlo allenare, ho già detto, è un piacere. Perché comunque anche Pesenti è un grandissimo giocatore, solo che noi abbiamo i tre dietro che non fanno passare niente veramente. Sono grandissimi giocatori anche i tre dietro, tanto merito anche a loro. Niente da dire, l'hanno tenuto benissimo anche Montalbano, che comunque è un pericolo, è stato disinnescato bene. E domenica prossima altro derby, probabilmente l'ultimo dopo questo piccolo ciclo, perché avete incontrato la Cesanese questa sera a Trevigliese, domenica prossima la neopromossa Colognese. Comunque è una partita, un'altra partita veramente dura, loro vogliono far bene e noi altrettanto, non tiriamo mai indietro il piede, giochiamo ogni domenica con lo stesso obiettivo, portare i tre punti come stasera, se arrivano bene, se non arrivano è un problema, perché per quella squadra che siamo, secondo me possiamo far bene, dobbiamo sempre dimostrarlo ogni domenica comunque. Eccoci qua, siamo nel post gara di questa quinta giornata di campionato, Mappello che viene a vincere qui per 1-0 con il gol di Corna contro la Trevigliese. È stata una bella partita, contro un avversario forte, organizzato, che ci ha creato qualche problema, soprattutto perché avevano un'idea di gioco ben precisa e è riuscito molto spesso a chiuderci le giocate che solitamente cerchiamo. Sono stati bravi a portarci in vantaggio e a portare fuori la partita poi nel secondo tempo, soffrendo, ma come ho detto ragazzi, le vittorie per 1-0 per quanto mi riguarda sono quelle che ti danno sempre qualcosa in più, perché il briciolo di sofferenza, la corsa in più per il compagno, la voglia di portare fuori il risultato con le unghie, con i denti, dopo ci sono le qualità dei singoli e stasera nelle individualità siamo stati bravi. Nella sofferenza infatti, nella seconda frazione di gioco avete sofferto tantissimo, le ultime conclusioni sono state quelle debole di Zambelli, siamo al 39esimo e due minuti dopo una conclusione di Confalonieri, in ripartenza chiude Russo molto bene, poi ancora Zambelli, non c'entra specchio della porta, questo è motivo, è sinonimo di dire insomma il Mappello è venuto a giocarsi, è stato attentissimo, secondo frazione di gioco Mascolo ha sofferto tantissimo come mi stai dicendo, e chiaramente poi però alla fine quelle due ripartenze ne hanno pagato forse poi il risultato. Allora, diciamo che sono stati bravi a occupare bene gli spazi, perché fondamentalmente ha fatto due buoni interventi di Genini, ma non abbiamo concesso grandissime occasioni nitide. Potevamo magari chiuderla negli ultimi minuti in ripartenza, perché comunque loro
per provare a pareggiarla ci hanno lasciato qualche spazio per andare a riattaccarli. È stato bravo il loro portiere, ma sono stati comunque bravi anche i nostri giocatori, Zambelli, Confalonieri e Ferrari, nell'andare a provare al 90esimo dopo una partita in cui abbiamo speso tanto e andare a chiudere la partita. Ma sarà una valutazione, insomma, in pratica ha concesso pochissimo Gambarini all'esperienza di Pesenti. Sicuramente. Ci sono tante fisicità, gli tanti bei contrasti, insomma, il chiaramente. Il curriculum di Pesenti parla per lui, non lo scopriamo oggi. Anche dal campo un giocatore che ci ha creato qualche grattacapo, però sono stati bravi i miei ragazzi a affrontare la partita con serenità, perché alla fine tante volte ci dimentichiamo che è un gioco in cui dobbiamo mettere emotività nel fare le cose, partecipazione, e se si fanno con entusiasmo magari qualche qualità, qualche lacuna si riesce a sopperire. E prossima settimana, se non sbaglio, c'è la Coppa Lombardia, se non sbaglio, Mascaro. Giochiamo in Coppa Italia mercoledì contro l'Orceana, che è una squadra forte, e vogliamo passare il turno perché è un obiettivo societario quello di andare avanti il più possibile, quindi prepareremo bene la partita per cercare di andare quarti. Eccoci qua, Lucchi Tuelli, siamo per il post gara, gara contro il Mappello. Siete partiti, a mio modo di vedere, dalla tribuna qua con un 4-3-3, se non sbaglio, Iervolino dietro le tre punte, diciamo tutta motta sull'esterno di sinistra, Pesenti punta centrale, Montalbano. Si cambiavano spesso i due esterni la posizione, soprattutto nella prima fase di gioco, però il gol li trovano quelli del Mappello. Ma direi che loro hanno fatto un quarto d'ora, 20 minuti, dove sono partiti veramente bene. Avevano chiaramente il dominio della palla, hanno chiaramente giocatori in campo che sanno palleggiare bene, e sono partiti forte. Poi dopo credo che nel nostro miglior momento abbiamo preso gol su uno scontro fortuito, e credo che non ci fosse neanche fallo, quindi sono abbastanza onesto nel, diciamo, dire la cosa, e quindi sai, l'episodio in quel momento lì cambia chiaramente l'andamento della partita. Ecco, infatti riepiloghiamo un po', infatti Gambarini colpo di testa per vie centrali, e Confalonieri che porta palla, forse i due giocatori trevigliesi in fase difensiva si ostacolano, arriva da dietro corner, gol, batte Russo, insomma. Sì, siamo al 31esimo del primo tempo. Sì, credo che sia andata così, però ecco, ripeto, in quel momento lì dove loro trovano un gol, anche per, diciamo, del merito nostro, anche abbastanza fortuito, direi che la Trevigliese stava facendo la partita, senza nulla togliere che chiaramente loro per i primi 15 minuti erano partiti meglio di noi. Anche una valutazione, ecco, dopo infatti il gol della formazione bergamasca, insomma del Mappello, entra Pentimonte per De Simone. Sì. Tutte e due classi 2005, è stato sicuramente non una posizione cambiata perché tutti e due hanno giocato sull'esterno di sinistra basso. Come mai questa situazione? Ecco, noi abbiamo visto la tribuna, ci siamo un po' chiesti questa situazione. Quale situazione? Perché è uscito Pentimonte, sì. È uscito Pentimonte perché si è fatto male su quella palla lì del gol, e quindi abbiamo dovuto fare un cambio. Se esce un 2005, abbiamo dovuto mettere un altro 2005. E esatto. Quindi anche se non è sul piede, perché è un destro in pratica, Pentimone no, però siamo stati con la stessa struttura in campo. Andiamo al secondo tempo. Sì. Infatti il primo tempo, non dico da dimenticare, però è stata tutta un'altra storia di Tituelli. Infatti una buona conclusione di Iervolino, poi subito dopo Montalbano, e un gol mancato praticamente, lì siamo al 14esimo, poi oltretutto tante, delle buone ripartenze, insomma, poco cinico Vecchierelli al 21esimo su una ripartenza dalla destra. Ma che buone opportunità, linkiamo dei nomi, diciamo dei nomi dei giocatori da Trevigliese, però ci sono state tantissime, seconda frazione, noi abbiamo contato circa una decina, insomma, e poi oltretutto è entrato l'era a supporto di Pesenti. Allora direi che noi abbiamo avuto una palla gol nel primo tempo per pareggiare. Comunque Albano, oltretutto, stiamo al primo tempo, esatto, mamma mia, primo tempo una promessa di Genini, ha fatto una parata Genini clamorosa, quindi ci tengo a precisare che magari l'equilibrio della partita poteva essere anche abbastanza quello, niente equilibrato, chiaro. È chiaro che poi dopo il secondo tempo la, diciamo, Trevigliese doveva riprendere la partita, ha preso più lei, diciamo, le redini del gioco, ma è anche una cosa fisiologica normale. Il Mappello si è abbassato qualche metro, è stato bravo nel, vabbè, diciamo così, gestire la partita e i tempi della partita. Hanno chiaramente giocatori molto esperti e sanno come si portano a casa queste partite. Nonostante ciò, abbiamo avuto le nostre due o tre occasioni nitide per poter pareggiare la partita, e è stato ancora bravo Genini in due o tre
interventi clamorosi. Esattamente, direi. Sì, infatti alla fine l'abbiamo chiesto anche lui, insomma, non so come abbia fatto, però col colpo di testa in entrata dalla sinistra. Beh, direi che oggi sì, mamma si può anche mia, dire che è stato migliore in campo. Probabilmente sì, 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 ci sono anche i complimenti da parte vostra, però mercoledì prossimo, se non sbaglio, ci sarà la Coppa Lombardia, Ponte San Pietro, se non sbaglio. San Pietro, sì. Quindi vediamo un po' un attimo questo percorso in Coppa di Lombardia. La Trevigliese ci tiene tanto. Sì, beh, la Trevigliese è una, diciamo, bella competizione, come può essere anche il campionato. Andiamo là chiaramente per fare la partita, per cercare di passare il turno. Cambieremo qualcosina, gireremo qualche giocatore per dare minuti anche ad altri, ma siamo una rosa lunga e quindi andiamo là per cercare di passare il turno. Altra squadra blasonata domenica prossima, da Cileone, di Vimercate. Beh, direi che vabbè, le abbiamo tutte in fila, no? Abbiamo avuto oggi loro, mercoledì il Ponte e poi domenica andiamo in casa. Poi il pareggio domenica scorsa con la Luciano Manara, che eravate avanti 2 gol se non sbaglio, quindi... Insomma, ci sono squadre che in questo momento qua del campionato diranno la verità sul vostro percorso. Sì, direi che per niente capire che vabbè, percorso si deve fare, si deve aspettare ancora 4-5 partite. Alla 10ª partita si delinea un po' il campionato e solo lì si capirà magari se ci sono qualcuno che scappa, ma non credo, e altri che possono star dentro e possono, ecco, stare nelle prime 5-6, ecco tutto qua. La metto in difficoltà però, certo. Questa serie di Mappello è scappato via bene. Ma direi dicendo che... ecco, adesso parlando così sono i punti sono 7, no, mentre il Mappello sale a 13, è 6 di differenza dopo 5 giornate. Sì, va bene, però diciamo che siamo all'inizio, quindi vabbè, la strada è lunga per noi, è lunga anche per loro, è lunga per tutti. Vediamo che ogni domenica ci sono partite, chiaramente risultati equilibrati, strani, magari che non ti puoi neanche aspettare. È chiaro che ci vuole continuità di risultati in questo campionato, perché è equilibrato verso l'alto, chiaramente.